Eccoci di nuovo qui con un nuovo video. Oggi leggeremo insieme il messaggio dato da Gesù a Carbonia il 15 agosto 2024. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e ovviamente vi chiedo di condividere questo video con più persone possibili. E se vi fa piacere, di lasciare anche un commento qui sotto con le vostre considerazioni. Leggiamo il messaggio. Carbonia, 15 agosto 2024. È l'Eterno che viene a te, figlia mia, amata mia. Scrivi, amata figlia, scrivi. Sono i miei ultimi appelli alla conversione, agli uomini prima che venga già la notte buia. Fuori i mercanti dal tempio, ecco, la vostra ora è giunta, vipere maledette. Avrete ciò che meritate, sarete messi in condizione di grande sofferenza. Avete ripudiato il vostro Dio Creatore, vi siete innalzati a Lui, vi siete presi gioco della Sua parola, avete disprezzato i Suoi profeti. Oh, poveri peccatori, traditori, vigliacchi! Vi siete alleati con Satana, partecipate ai suoi riti maledetti, vi donate spudoratamente a lui. Per un giorno di gloria sulla terra avete perso la gioia eterna nel paradiso. Nuvole dense di caligine ora copriranno la volta dei cieli. Sarete presi da sgomento, la paura vi prenderà, non saprete dove rifugiarvi e io non potrò prendervi in me perché mi avete rifiutato. Le stelle cadranno dal cielo, la volta celeste cambierà aspetto, ogni cosa prenderà una nuova forma, tutto sarà purificato. Quando il mio urlo vi prenderà l'anima, capirete i vostri errori, ma in verità vi dico, sarete lasciati soli, nel vostro libero arbitrio vi troverete soli. Agghiacciante manifestazione dell'Anticristo. Eccolo, si presenterà buono e caritatevole, ma il suo vero scopo è quello di farvi cadere nella sua trappola infernale. Vi avverto, figli miei, questo è il tempo peggiore per voi. Fate discernimento. L'assassino sta per aggrapparvi a sé. Non potrete più uscire dalla sua trappola. Poche ore ancora. Il tempismo dell'Anticristo vi coglierà di sorpresa. Attenti, o uomini, attenti. Ecco, Dio ancora vi ha parlato. Non siate stolti, il tempo è giunto alla fine. Il buio sarà devastante per le vostre anime se non vi sarete rifugiati in me. Amen. Yahweh. Questo era il messaggio dato da Gesù a Carbonia, dove appunto ci esorta l'essere umano, tutti gli esseri umani del mondo, alla conversione, perché appunto questi saranno gli ultimi avvertimenti che ci verranno dati prima dell'arrivo della notte buia. Ma soprattutto sono gli ultimi avvertimenti, prima anche dell'arrivo dell'Anticristo, che appunto viene descritto come una persona buona e caritatevole. Ricordatevi che noi non sappiamo né come e né quando arriverà. Sappiamo solo che siamo nel girone della fine dei tempi e che quindi tutto questo starà per accadere. Non sappiamo le date, quindi non cercate le date, non fate dei calcoli, perché tutto arriverà all'improvviso. Ma piuttosto convertitevi, confessate i vostri peccati, pregate. Pregate tanto per la salvezza della vostra anima, dei vostri cari. È tutto. Ricordatevi che Dio è misericordioso e prima ci convertiamo, prima salviamo la nostra anima e meglio è. Ricordate di non cadere nelle tentazioni, non fatevi accecare dai luccichi che ci sono nel mondo. Ricordatevi che quelle sono solamente cose terrene. È che tutto questo un giorno non ci sarà più perché i veri valori sono altri.
Quindi questo è il messaggio, diciamo, che Gesù ha dato per l'ennesima volta, la conversione, prima dell'arrivo di tutto questo, prima che il cielo si oscuri, prima dell'arrivo dell'Anticristo. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivate le notifiche così vi arrivano anche le notifiche per i prossimi video, quando carico altri video. Lasciate un commentino qui sotto con le vostre considerazioni e vi auguro una buona giornata e che Dio vi benedica sempre.